Ma in realtà, a parte, diciamo, l'incontro che c'è stato anche con rappresentanze del mondo giovanile nel sabato, domenica, non ricordo, in realtà quando si parla di lavoro si parla di giovani, poi che si parli di lavoro in modo adeguato questa è un'altra discussione. Secondo me si deve parlare di più di scuola a Anche di proposito scuola, di università. di giovani, di scuola, di università. Ritengo che sia un problema molto serio e spero, mi aspetto che davvero nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la ministra dell'istruzione dica in modo chiaro quando e come apriranno le Mi sembra il scuole. 14 settembre, Sì, no? Sia però stato deciso. siamo ancora nell'incertezza sul come avviene Certo. questo. Mia Riapertura. moglie fa l'insegnante e le insegnanti non riescono a capire come riusciranno a gestire classi che purtroppo in spazi spesso inadeguati hanno 24-25 alunni. Come si affronterà questo problema? Ecco, ritengo che questa sia un'emergenza grave, almeno altrettanto di quella sociale. Noi oggi abbiamo bisogno di dire alle famiglie in modo chiaro. Quali saranno gli orari delle scuole? Ci saranno i tempi pieni? Le famiglie potranno continuare a lavorare senza avere l'angoscia di cosa succede ai figli per la Così come il scuola? rapporto della Svimez che dice che molti ragazzi non si iscriveranno all'università per problemi di Sì, Covid questo. a seguire della no, povertà, ma anche questo online per forza ha creato Una forse disparità, una il digital disparità, un divide ha aggravato il social disincentivo. divide, nel senso che diciamo un terzo, anche oltre metà in alcune realtà del mezzogiorno dei ragazzi e delle ragazze non hanno fatto le lezioni online. Ecco, questo mi sembra un dramma che riguarda i giovani e che dobbiamo risolvere al più presto perché poi è un circuito che può essere virtuoso o vizioso a seconda di Certo. come si affronta e ha riflessi molto rilevanti sul lavoro, sulle imprese, sulla produttività, sui consumi. Quindi, insieme al decreto, allo scostamento al decreto per dare più risorse alle famiglie, dare un messaggio chiaro su come riaprono le scuole, sugli orari di apertura delle scuole è decisivo.